Parte da Pietralata, quartiere periferico della capitale, la mobilitazione porta a porta del PD che si concluderà con la manifestazione dell'11 dicembre. Si farà a Piazza San Giovanni, annuncia il segretario democratico, che sulla crisi della maggioranza spiega: Berlusconi deve andare a casa, lui resiste e avremo settimane di combattimento, e avverte il centrodestra. Noi siamo dispostissimi a far votare in Parlamento la sfiducia dopo la legge di stabilità, a condizione che la destra non faccia melina sulla legge di stabilità. Un Berlusconi bis sarebbe a un passo dal delirio, ripete Bersani, ma anche se lui si convincesse a mettersi da parte, la soluzione non potrebbe arrivare dal centrodestra. La crisi è di Berlusconi e del centrodestra. È il centrodestra che non ha trovato una risposta ai problemi di sto paese. Una transizione dunque per riformare la legge elettorale e affrontare le questioni urgenti, lavoro e riforma fiscale in testa, serve al paese, il monito di Bersani, che rivendica per il PD il ruolo di vero partito nazionale radicato sul territorio e assicura: non abbiamo paura del voto. Questione sulla quale interviene anche il sindaco di Torino. Non dico che ci sia paura, dico che bisogna non aver paura del voto, perché la sovranità sta lì, insomma. Per i prossimi tre weekend il PD sarà mobilitato in tutto il paese, poi l'appuntamento è per l'11 dicembre a Roma in Piazza San Giovanni. Lucia Trotta, Sky TG24.